Ci stiamo occupando del laboratorio urbano di Grottaglie, centro di ascolto, assistenza ed orientamento. Ci sono vari sportelli, ma si svolgono qui tantissime attività. Abbiamo visto la pittura, ma si fa musica, si fa radio, si creano varie realtà multimediali. Ne parliamo con Adriana Spagnulo, che è componente dell'associazione L'Isola dei Sogni, che porta avanti questo progetto. Qui siamo nella sala musica. Sì, qua siamo nella sala musica, dove qua sempre tutti i giovani possono venire a suonare. Ci saranno tantissimi corsi di pianoforte, di violino, di chitarra, di tamburello, tutti i corsi legate a questo tipo, tutti i tipi di musica che volete. E questo laboratorio dove si suona, si fanno anche eventi con musica. Abbiamo fuori un reparto dove faremo anche tantissime serate con tanti tipi di musica diversi, come il jazz, il tamburelli. Cambiamo da una parte all'altra per poter dare, appunto, tutti quanti possono venire a suonare il loro genere di musica. Ecco, ma oltre la musica si fa anche radio, si fa anche TV, e quindi ci spostiamo nell'apposita sala. E ci siamo spostati nella sala registrazione. Qua dove vengono registrate tutti musica, tutto quello che anche musica, radio, televisione si può registrare. Tutta la multimedialità. Possono registrare tutto, dove possono poi vedere i loro capolavori su CD. Beh, è una creatività e all'insegna della formazione professionale, quindi ci saranno degli istruttori appositi. Certo, dei maestri, dei formatori che spiegheranno tutto quello che c'è da fare. E qui è la sala, diciamo, queste due sale sono dove le persone si possono scatenare con tutta la loro creatività veramente fino in fondo. Non c'entra niente con la musica e con la radio, però mi colpisce questo, da questa finestra, che era un'antica celletta, un panorama mozzafiato. È la nostra provincia ionica, e Grottaglie è il nostro sud.